Ciao, oggi siamo qui insieme per fare una recensione di un videoproiettore. Eh sì, perché le feste sono appena finite e questo è uno dei regali che mi sono arrivati proprio a Natale. Videoproiettore, beh, è della Boommaker ed è la Parrot 1. Che dire, volevo tanto un videoproiettore, ma effettivamente avevo paura che magari utilizzandolo in ambiente casalingo, insomma, non soddisfasse le mie esigenze. Chi me l'ha regalato, insomma, è andato a vedere sui vari siti le varie recensioni e devo dire che questo videoproiettore ben si presenta come caratteristiche. Beh, intanto può essere, si vede benissimo sia di giorno che di sera, anzi abbiamo fatto anche la prova a guardarlo di giorno, anche con tutte le luci accese, insomma anche le tapparelle tirate su, le classiche tapparelle tirate su, e l'immagine si vede comunque bene. A livello anche di audio si sente altrettanto bene, io poi l'ho attaccato all'amplificatore, allo stereo, quindi insomma la resa è ancora migliore. Come caratteristiche è Full HD e poi la correzione del trapezio sia orizzontale che verticale. Una cosa interessante è quella della lampada, che la lampada è a LED, per cui scalda poco e nel caso in cui voi lo dobbiate mettere verticale, o meglio proiettare verso il soffitto come ho fatto io per provarlo perché non avevo uno schermo, in questo caso essendo la lampada LED, insomma, non danneggia il videoproiettore, quindi questa è anche una buona cosa. E poi vabbè, cosa possiamo dire? Che l'immagine che viene riprodotta sul telo, in base logicamente alla distanza a cui voi mettete il videoproiettore dal telo, farà un'immagine che può andare dai 50 pollici ai 300 pollici, e lì logicamente poi bisogna anche un po' vedere la definizione. Telo è importante perché è un videoproiettore, ma se non ho il telo, dove me lo guardo? Ok, bisogna avere delle pareti bianche. Ok, casa mia non ha una parete bianca, quindi mi sembrava giusto avere un videoproiettore. Come vi dicevo, l'ho proiettato sul soffitto, poi vi faccio vedere anche come si vede, ma mi sono anche aggiustata nel frattempo, soprattutto per i capodanni, per vedere dei film interessanti. E allora, che telo ho recuperato? Questo qua ve lo faccio vedere, così potete vedere che anche su teli non completamente adatti a quello che è la videoproiezione potete vedere lo stesso. Ecco, guardate, il classico telo fai da te. Peccato che se io lo giro, praticamente ho uno striscione, in questo caso lo striscione della radio che io utilizzo negli eventi, me lo sono portato a casa e praticamente l'ho usato a mo' di telo. No, in realtà il telo, adesso stavo guardando quale prendere e molto probabilmente ne prenderò uno motorizzato, lo attaccherò qui al soffitto in modo che possa scendere verticalmente. La cosa bella e interessante è che quando vi fanno i regali, poi non pensano che qualche regalo però possa così scatenare e creare qualche problemino in casa, soprattutto dove posizionarlo, perché questo videoproiettore non è grossissimo, ma ha la sua dimensione. Ma dove me lo metto? Posso comunque, e ci sono le staffe, per appenderlo anche al soffitto in questo modo, oppure appoggiarlo su una mensola, cosa che io sul soffitto non lo voglio attaccare perché comunque dove voglio metterlo, insomma, mi rimarrebbe in mezzo alla stanza e non mi piace. Per cui devo creare una mensola. Allora, l'altra sera ho addirittura provato per vedere la distanza di dove posizionarlo a prendere quella scala, la classica scala per fare i lavori, questa, l'ho aperta qua e ce l'ho piazzato qua su. Ieri sera l'ho piazzato sull'asse da stiro, però capite anche voi che non è che siano proprio metodi, diciamo così, bellissimi, anche se possono essere di design alternativo. Quindi, ringraziando chi ha pensato a regalarmi questo, bene, adesso dovrò studiare qualcosa all'interno della piglia, o meglio attorno alla piglia, a mo' di, diciamo così, mensole, magari sfalsate, che facciano sia d'arredamento, ma che mi permettono ad un certo livello, quindi più o meno a questa altezza, di posizionare qui il videoproiettore in modo da avere la distanza giusta per avere un'immagine nitida una volta che avrò posizionato il mio telo laggiù. Per quanto mi riguarda, la recensione da fare è molto buona, anche in base alla qualità e prezzo, quindi insomma non si spende tantissimo e si ha una buona risoluzione anche d'immagine. Che dire, adesso vi faccio vedere insomma come si vede e naturalmente la mia recensione non può che essere che positiva.
Allora, ve l'ho posizionato così come l'ho provato io la prima volta, quindi intanto ha il telecomando in dotazione più tutti i cavi che permettono i vari collegamenti con i vari dispositivi. E poi ha anche questa copertura in plastica per praticamente quella che è la lente. Quindi lo accendiamo. Io in questo caso l'ho attaccato a un PC e solo per farvi vedere due cose, praticamente sono andata su la pagina YouTube di TRS Radio e un nostro vivo live. Ok, come potete vedere si sta accendendo. Io adesso qui ho lasciato le luci praticamente accese e andare a cercare lì. Quindi questa rotella mi serve per mettere l'immagine nitida, come vedete, sì, più o meno sono arrivata a metterla nitida. Invece poi, come vi dicevo, il fatto di poter inclinare, o meglio, correggere, adesso in questo caso direi che posso intenderla così. Naturalmente, come potete vedere, questa è la prova di giorno, quindi con le finestre praticamente tirate su, con la luce del giorno filtrante, con tutte le lampadine accese, e mi ero dimenticata di dire, ma possiamo notarlo qua che 7000 lumen, quindi insomma si vede, devo dire, decisamente bene per essere durante il giorno. Se spengo le luci, vediamo anche com'è con le luci spente. Mi ero dimenticata che però se non alziamo il volume praticamente tramite il telecomando effettivamente non si In qualche modo ricerca queste sono solo il anche degli 28 e si altri sente sistemi per bene. accompagnare l'anno scorso Io però sono come vi dicevo abbasso un attimo come vi dicevo e io però lo attacco all'amplificatore quindi lo sento dalle casse però questo è quello che si sente dal videoproiettore direttamente. Andiamo a farvi sentire questo e poi vi faccio ancora vedere la prova di come si vede anche tirando giù le tapparelle, perché questo è ancora praticamente mezza giornata. Se noi alziamo, se non è come se passiamo la a roba metà volume. è sparita, non so, ci sarà il mago. Mia idea che sia quella lì che passa la matita, chi Tira c'ha giù le un tapparelle. rosso. Quando sono tornato a casa, con le mie valigie in metà casa, gli avevo pure per impacchettare sul suo bel naso. Facciamo tutto. Io posso dire che allora io intanto dalla mia, diciamo così, situazione un po' precaria per il momento, finché non mi arriverà effettivamente il telo. Vi lascio con un altro brano e vi faccio vedere praticamente come mi rilasso io a guardarmi, in questo caso la musica, ma anche il film. Io direi che la mia posizione l'ho trovata anche ottimale, anche proiettata sul soffitto, va benissimo così. Allora ha chiamato la Tetaventa, diplomato alla Bocconi, ha affrontato un buon coincidente, ma non vi spieghiamo il finale perché è un finale un po' tragico. No, non ci vediamo. No, Poi non c'è neanche la maestra che può. No.